Van Aert e Alaphilippe al comando a meno di 1500 metri all'arrivo con il corridore della formazione della Jumbo Visma. Van Aert reduce anche dal successo alle Strade Bianche, al momento è lui a fare l'andatura, dietro c'è però Julian Alaphilippe che la Milano Sanremo l'ha già vinta l'anno scorso e che cerca un clamoroso bis qui in Via Roma a Sanremo. Battute finali per i due battistrada che mantengono 7 secondi di margine sul resto del gruppo, dove abbiamo visto cercare di forzare l'andatura anche ai corridori dell'Astana. Continua a voltarsi indietro Alaphilippe per capire il distacco che riescono a mantenere sul resto del gruppo, che si è ovviamente sfilacciato visto la forza andatura. Siamo negli ultimi 700 metri, curva a sinistra per i due battistrada con dietro quelli della Alpecin, con Van Der Poel che cerca di inseguire i due battistrada che mantengono però il loro vantaggio. Van Aert e Alaphilippe sembrano loro i due che si contenderanno il successo finale in questa edizione della Milano Sanremo. 500 metri all'arrivo, siamo nel rettilineo finale di Via Roma, dunque ancora con Alaphilippe e Van Aert a giocarsi il successo finale. Sta per arrivare la volata finale con Alaphilippe e Van Aert che osservano il distacco prima evidentemente di studiare la loro mossa finale per cercare la mossa vincente per aggiudicarsi questa edizione della Milano Sanremo. Siamo già in Via Roma negli ultimi metri della Milano Sanremo, prova a partire adesso Giuliano Alaphilippe, vedremo quale sarà la risposta di Van Aert. Alaphilippe in margine su Van Aert, ma il francese, il belga, sembra rivenire la vittoria. È di Wout Van Aert che dunque recupera su Alaphilippe e si concede un'altra vittoria importantissima in una classica monumento. Era il favorito finale e ha rispettato i pronostici. La vittoria nella 111esima edizione della Milano Sanremo va a Wout Van Aert davanti a uno splendido comunque Julian Alaphilippe.